che Walter ce la fa un tiro de calce da portare su ai Cortinari. Qui tra 1200 e 2007. Senti, tu lo sai che domani la gru non c'è più, no? Domani mattina iniziamo a smontare la gru. Sì, lo so. Quindi hai visto che abbiamo piazzato l'autogru per poter smontare, quindi domani mattina iniziamo a smontare la gru. Quindi sappi che la gru lavorerà tutta la notte, quindi fino a domani mattina. Va bene. Walter, dopo la calce, manda su la roba dei falegnami e la portiamo sempre qui, tra 1200 e 2007. Normalmente in cantiere una gru ci sta dai 2 ai 3 anni, questa gru sono 5 anni invece che è in cantiere, quindi lo smontaggio è molto difficoltoso perché tutti i bulloni si sono arrugginiti, quindi ha lavorato parecchio. Per alcuni purtroppo è una giornata di lutto perché togliendo la gru dal cantiere capiscono che il lavoro è finito. Dovranno cercarsi un altro lavoro, trovare un altro cantiere. Per altri invece è una giornata di gioia perché vuol dire che il cantiere è finalmente finito e quindi si può andare a fare degli altri interventi e degli altri lavori. L'americana laterale mettiamo a quell'altezza, abbiamo detto che la facciamo coincidere con la connessione a linea tra il soffitto e questo va bene, oltretutto ci disegnano lo spazio sovrastante. Finalmente ci siamo quasi, ormai la sala prende forma, il liuto sta prendendo forma. Siamo nei ritocchi finali, adesso stiamo facendo le prove delle luci, la luce sarà molto più diffusa, adesso abbiamo ancora una luce di cantiere e poi soprattutto mancano le 2800 poltrone rosse che infiammeranno improvvisamente tutta la sala, gli daranno un calore. Si fa una sala per concerti, l'ispirazione è la musica. E quando si parla di musica si parla di suono. Difatti le primissime idee di questo auditorium, come gli altri d'altronde, sono nate in collaborazione con un acustico, in questo caso con Helmut Müller, con cui avevamo già lavorato su altri progetti. Cioè tutto parte dal suono. Ja gut, da würde ich mal jetzt ganz pauschal sagen, mit Renzo Piano zu arbeiten, ist nicht nur eine große Ehre. Lavorare con Renzo Piano non è solo motivo di orgoglio, ma anche di piacere, dal momento che cerca di capire le obiezioni in modo critico per trasformarle in forme architettoniche. Und dann in Gestaltung umzusetzen. Prendete il controsoffitto della sala grande, con la sua fantastica architettura. A mio modesto parere, ha dei fondamenti e delle motivazioni acustiche forti, ed è possibile coprire distanze enormi con le riflessioni, grazie ad una struttura ad archi che Piano ha integrato con superfici convesse. Die er integriert hat.
Io sono un acustico, non un architetto, e non sono in grado di utilizzare niente se non cilindri o superfici sferiche come nello studio di registrazione della Deutsche Rundfunk. Ma queste superfici qui non ci sono. Penso che si raggiunga l'optimum quando una persona che visita un luogo lo apprezza, ma ha la sensazione che l'acustico non abbia fatto quasi niente. Allora resta l'architettura, perché il nostro contributo è stato interamente integrato nel progetto ed è diventato un elemento della forma. E questo è riuscito con Renzo Piano in modo fantastico. Renzo Piano in una fantastica maniera.